Antonio Colella, candidato al Senato per il Partito Democratico, un impegno soprattutto per il partito, una candidatura però per il territorio. Ecco, quale sarà l'impegno per questo territorio tanto importante anche per tutta la Capiterata? Allora, io mi sono candidato, come voi sapete, in una posizione difficilmente leggibile, ma l'ho fatto per passione, l'ho fatto perché San Giovanni Rotondo, il Gargano, meritava una sua visibilità. Noi sappiamo che con queste tutte liste di protesta, quindi molti voti andavano dispersi, e San Giovanni Rotondo e Gargano rimaneva sempre un po' al di fuori del mondo politico provinciale e regionale. Spero che la mia candidatura dia valore a questo territorio. Ecco, chiaramente i sondaggi ultimi parlano di un PD che sicuramente con il centro-sinistra sarà al governo. Cosa chiedere allora al futuro governo di centro-sinistra per San Giovanni Rotondo, ma ovviamente per l'intera Capitanata? Beh, San Giovanni Rotondo chiedere soprattutto un aumento dell'attività turistica, perché con la crisi, ma nel momento in cui si risolve la crisi generale, si risolverà anche la crisi dell'agricoltura, la crisi dell'industria, la crisi anche dell'industria dei pellegrini, cioè il turismo cosiddetto religioso, che da queste parti è il turismo trainante, oltre a quello che poi è il turismo estivo. Certo, ma non deve essere soltanto turismo religioso. San Giovanni Rotondo ha tutte le capacità di integrare il turismo religioso anche con turismo di congressi, perché ha una recettività enorme, ha un turismo anche di bellezze, perché no? Perché potrebbe essere il punto di riferimento di tutto un Gargano, che è una terra stupenda. Senta, bisogna convincere però gli indecisi e soprattutto gli arrabbiati di Grillo. Solo questo, noi dobbiamo far capire agli indecisi, appunto come ho detto prima, gli indecisi, che non andare a votare oppure votare per liste che sono anche contro Berlusconi, ma in pratica lo avvantaggiano. Quindi l'unico partito che può dare veramente un'alternativa è il Partito Democratico, cioè il voto utile è per il Partito Democratico.